Andrea Tinare, vincitore assoluto di questa gara di cross qui a Piazza d'Armi. Come è andata? Sicuramente bene. È andata molto bene la gara, è un buon allenamento per ricominciare ad andare in moto e speriamo che il prossimo anno si faccia più grande questa manifestazione. E va bene così. Cadamuro nel secondo posto qui a Piazza d'Armi. Che cosa ne pensi di questa organizzazione? Organizzazione splendida, è stata diciamo ben curata in tutti i particolari. Speriamo che si possa definire una pista tutta nostra qui all'Aquila e quindi poter avere diciamo i permessi per realizzare una pista e fare più gare, sicuramente come quelle di oggi, con più pubblico e più piloti. È stata dura, Andrea Tinari è andato molto, molto forte come al solito. Abbiamo dovuto lottare per mantenere la seconda posizione perché anche gli altri piloti erano abbastanza agguerriti. Speriamo di dare il buon esempio e far crescere tanti nuovi grossisti che possono dare speranze al campionato italiano e quindi alle gare nazionali. Grazie. Grazie. Allora, Nicolò Paolucci è appena arrivato vincitore della tua categoria, sei contento? Senti, chi è il tuo manager? L'allenatore. Il tuo allenatore chi è? Da quanto tempo corri con la moto? Con questa un anno, con l'altra anche con l'altra un anno. E oltre all'Aquila vai a correre anche ad altri posti? Sì. Ti piace molto quindi di correre? Sì. Bravo. Ora sentiamo l'allenatore di Paolucci, Andrea Tinari. Ecco, quanta soddisfazione c'è quando un allievo ottiene il risultato? C'è tanta soddisfazione e speriamo che i ragazzini escono tanti, perché qua all'Aquila non ci sono più ragazzini che fanno minicross che vanno bene.